Massimo Cacciari di qualche giorno fa, che dice che la stagione dei sì sulla stampa. Diceva che la stagione dei sindaci, quella gloriosa, è finita, e che questo spiega anche quanto è stato travagliato trovare i candidati per questa tornata. Anche la sua storia è stata travagliata, diciamo, arrivare alla candidatura. È così? Ma sicuramente fare il sindaco è un mestiere faticoso, difficile, impegnativo. Poi però forse Cacciari cerca sempre un po' una interpretazione apocalittica delle vicende, forse più semplicemente, soprattutto gli schieramenti che pensano di perdere magari fanno più fatica a trovare un candidato. Per parte mia è stata una lunga riflessione per decidere di mettermi a corpo morto, con passione, in un impegno che so che sarà molto duro ma anche appassionante, perché Roma in queste condizioni è uno scandalo assoluto davanti a tutto il mondo, ma ci sono tutte le condizioni non solo perché Roma torni a funzionare come ha funzionato bene durante le amministrazioni di Rutelli, di Veltroni, ma anche perché Roma si metta alla guida di questa fase di rilancio del paese. Noi abbiamo ottenuto il recovery, ci sono delle risorse, l'Italia sta ripartendo. L'Italia si sta ripartendo. Quindi e non può è vero che il recovery non dà soldi sufficienti a Roma? Assolutamente no. Abbiamo perso soldi per le metropolitane, purtroppo, perché questa amministrazione non ha presentato progetti. E quindi le metropolitane, per essere finanziate, erano nel progetto. Non c'erano progetti pronti, e quindi più soldi anche negli anni precedenti sono andati a altre città. Ma ci sono moltissime risorse, alcune specifiche già date a Roma e altre che verranno fatte a bando per l'edilizia popolare e sociale, per la rigenerazione urbana, per fare le case quindi della salute. Quindi chi farà per il sindaco di Roma avrà delle carte da giocare. Se saprà fare i progetti, se conosce il recovery e se ha come relazionarsi anche col governo, perché il sindaco di Roma deve essere in grado di parlare col governo. Noi abbiamo visto, la sindaca ha fatto il rendering di una tranvia da Termini al Vaticano. Io volevo andare a comprare il biglietto, poi ho scoperto che era solo un filmino. Questa tranvia, già propagandata, pubblicizzata, l'Italia e la Roma la stava perdendo perché avevano fatto male il progetto e sarebbe uscita dal recovery. Noi abbiamo visto il problema, abbiamo fatto una proposta, abbiamo chiesto al governo di nominare un commissario per le tranvie. Il governo ha visto che è una cosa sensata, ringrazio il ministro Giovannini, ha nominato un commissario per le tranvie, ha messo nel decreto la nomina del commissario delle tranvie e noi abbiamo salvato le tranvie di Roma. Un sindaco deve fare questo tipo di cose, governare bene col governo a favore della propria città, valorizzandone le opportunità straordinarie. Roma ne ha cultura, storia. Devo interromperla, innovazione, perché abbiamo esaurito il tempo, però insomma mi sembra che abbia avuto modo di esprimere quali sono i suoi programmi, i progetti e soprattutto le sue critiche per l'amministrazione uscente e gli altri progetti. Linea Andrea Pancani per Coffee Break, grazie a Roberto Gualtieri, grazie a voi che ci avete seguito, buona giornata, a domani.